Buonasera a tutti, buonasera, benvenuti alla 27esima puntata di Il Gioco è Servito. Intanto aggiusto un po' qui, sì. Saluto tutti quelli che sono già collegati, intanto allungo un po' qui. E vi faccio vedere il nostro Marco Vanna, eccolo qui. Aspettate che aggiusto un po' di cose, ecco qui. Ciao Goldberg, ciao Zarottino, per tutti quelli che ci sono già. Intanto apro il volume a questi che mi hanno già sfrondato i timpani. Con noi c'è normalmente il cuoco del canale, oggi senza barba, e normalmente a farci compagnia, barba, ma che cazzo dici Duncan? A farci compagnia volevo... c'è anche il nostro grande amico Harry Mass. Intanto grande saluto Duncan e saluto il sostituto di Marco Vana. Questa sera Duncan non me l'ha detto, ma al posto di Marco Vana abbiamo Lorenzo Lamas. Buonasera, benvenuto Lorenzo Lamas, ha un po' di barba, c'è qua la motta ogni minuto di sosta, devo subito andare a fare ricetta che poi devo spostare. Va bene Lorenzo, se la macchina lì mettela là. Esatto. Intanto in chat scrivono, Duncan leggi la chat. Sì, che scrivono? Non lo so. Ciao Duncan, dicono. Ciao Duncan. E poi hanno detto, perché hai cambiato il cuoco? Non l'ho cambiato, accetto dietro. Ma chi l'ha detto? Ma chi è che l'ha detto? Ma non è vero Duncan, dimmi. Ciao grande. Quindi, ma stasera faremo un giocone, si chiama Resident Evil Survival. Intanto c'è Ostore che ci può dare un po' di informazioni su gioco. Chi? Il nostro Harry. Chi? Dai, Harry, allora vorrei iniziare con una definizione, ma... No, senza definizione. Ma è meglio farla in tarda serata, quindi... Ciao Stefano, ciao Gian, come stai? Fran? Oh, ragazzi, che cosa guardiamo questa sera? Cosa ci sarà in sottofondo? Ci sarà un gioco che è dell'anno 2000, proprio preciso, perfetto, viene pubblicato in Giappone nel 2000, e in Nord America sempre in Giappone in gennaio, in Nord America in agosto. Stiamo parlando di sempre nel 2000. Esatto. Stiamo parlando di Biohazard Gunsaibaba. No, anzi Saibaba. Non vorrei, scusatemi per il mio giapponese molto approssimativo, veramente stupendo. Ma io del resto non lo so, quindi ho provato così. Stiamo parlando di Resident Evil Survival o Gun Survival, si dice pure. Anche Biohazard, Gun Survival, sì, dai, tagliamo ed poco, è un gioco però, dove bisogna sparare in terza persona, bisogna sparare, e questa sera in via eccezionale sparerà direttamente per tutta la live Duncan, perché lo giocherà direttamente. Sì. Esatto, stasera oltre a sparare al cazzo sparerò al cazzo, ah, ho sparato al gioco. No, dai cazzo. Possiamo dire bello. Questo è stato uno dei primi giochi Resident Evil a essere in terza persona, diciamo così, in quella visualizzazione. Mm-hmm. E poi è stato il gioco che si poteva giocare o col pad o con la pistola light gun, pensate, o con la light gun, con la pistola, oppure con che cazzo ne mouse. Dai, dai. No. E poi è stato il primo, se pochi lo sanno, è stato il primo Resident Evil ad avere quattro finali differenti. Poi normalmente gli altri hanno continuato a fare. C'era anche,
c'era anche un quinto finale da Anker, ma purtroppo nessuno è mai riuscito a farlo. Spero che tu riesca questa sera a fare il quinto finale segreto. Speriamo, speriamo. Intanto faccio parte il gioco. Aspettate. Ma intanto distogliamo un attimo l'attenzione da questo gioco, perché esatto, che non ci sappiamo che questa sera, questa sera il programma si chiama Il gioco è servito. Abbiamo parlato del gioco e adesso dobbiamo andare al servizio. Quindi vorrei rivolgermi al cuoco, cortesemente allo chef Marco Vana, che lo vedo in formissima questa sera. Vai tranquillo, Marco Vana, chef, dici che cosa farai. Visto che domani devo mangiare fuori, farò una freddura dedicata proprio alla freddura del. Faremo una pasta fredda, sì, con ritagli di zombie. Ah, però avogado, perché queste due cose si sposano fin troppo bene. Lo zombie con l'avogado. Ma noi ci andremo a mettere anche la camorza. Ma veramente? Sì, cazzo. Ma in questo caso però, scusami se intervengo, no, trattasi di Resident Evil, quindi non è camorza, ma sarà scamorta. Scusa, giusto? Possiamo chiudere qui la serata? Ciao, è stato bellissimo. Aspetta, avevo una battuta per questo. Ma qualcuno può dire se la mia voce è troppo alta sulla live? No, va bene così. Ciao MSX. Così se è molto alta l'abbasso, ragazzi. Attenzione, perché vedo un barattolo. Ecco, così del miso e del ghiaccio, e quindi mi sono frizzato. Mamma mia, ragazzi, ma quante ne vediamo questa sera? Sera veramente, ma perché perdere questa live? Questo uomo è molto intelligente. Un saluto anche a Jean. Quindi, è sprecato qui con noi. Parleremo anche di una cosa incredibile. Vai. L'uovo cotto a bassa temperatura. Cuoceremo due uova, sì, per 45 minuti a 40 gradi con il roller. E poi vedrete la consistenza differente rispetto a quelle dei bambini. Ok, allora. Uovo a pasta gialla? Sì. Tu lo sai che esistono uova anche a pasta bianca? Sì. Allora, guardate, lo chef non sta in questo momento preparando l'acquario per metterci i pesci. Intanto grazie per i bit a MSX. Grazie. Questa sorta di scatola magica, Magic Box. Il contenitore per mettere l'acqua calda. Mettiamo già l'acqua. Arriva in temperatura prima. Quanto è calda questa. E andiamo già a accendere. No, sto cero. Accendere la cosa da qua. Ci diamo un cero, no? No. Stai calmo, allora. Quindi, avocado. Salmone. Salmone. Ciao Tremo. Ciao Tremo. Ciao Tremo, con un po' di scalogna. Stasera possiamo dire quello che vediamo, perché tanto Duncan non ci sente. Infatti è bellissimo. Io avrei anche delle definizioni da dare questa sera. Vai, chef Marco Vana, vorrei un attimo aspettare il canale. Ma no, ma è una definizione, ragazzi, una definizione tranquillissima, forse in tarda serata più avanti. Intanto il nostro giocaio, vai Duncan, vai. Cazzo, giochiamo a Resident Evil, bravo. Allora, aspetta un attimo che devo mettere gli straccetti sotto. Arriveremo a temperatura di 64. Ui. Io sento Marco Vano un po' altalenante con l'audio. Sì, è possibile. Cazzo. Può essere. Oh, quindi c'è dell'acqua. Esatto, possiamo andare a impostare la temperatura. Allora, in questo momento ha già iniziato a girare, la temperatura dell'acqua è 40 gradi circa, per cui andiamo a impostare 64 gradi.
64. Ma c'è una motivazione per cui è 64, Marco? È così sul libro scritto. Ah, ok. Non è che perché magari se fai 63 o 65 cambia qualcosa? Sì, cambia leggermente la consistenza dell'uovo. Ok. Io qua ho fatto una minchiata perché mi tiene premuto un sacco per arrivare a 5. Allora, con la mano destra schiacci il tastino color rosso. Con la mano sinistra, tastino verde. E poi faccio il numero. Grazie. Aspetta, ho messo 13 ore. Qua. Ciao Alessandro. Ciao. Ciao Alessandro. Lo chef Marco Vanna sta in questo momento effettuando un'operazione digitale. Esatto, 45 minuti. Pa, 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 pa. Duncan, una barzelletta nel frattempo? Sto giocando. Non ce la fa, Marco. Posso dare una definizione? No? Sì, vai, dai una definizione, perché sto... Non sei capito cosa hai detto, Marco, perché? Attacco sto cazzo di cavo internet, vai. Arrivo. Cosa ti attacchi, però spero che sia una cosa lecita. Il cavo Ethernet. Ah, il cavo Ethernet, avevo capito. Vado ad attaccarmi al... E basta. Capito questa cosa. Allora, ragazzi, ripetiamo. Questa sera faremo, per chi si è collegato adesso, lo chef Marco Vanna farà una ricetta. Poi, quando torna, gli chiederete in chat che ricetta fa, perché non me lo voglio dire. Intanto, siccome la serata è... impostata con una ricetta abbinata ad un gioco, il gioco in questione lo sta giocando in diretta, praticamente live, Duncan. Il gioco è Resident Evil Survivor del 2000 e Duncan ci sta facendo vedere come con una praticamente quantità di colpi finiti si può praticamente sparare tutte le cartucce in un men che lo sia. Intanto lo chef c'è, però in questo momento sta indossando il mantello dell'invisibilità, per cui sta cucinando in maniera stealth. Attenzione, infatti vedete cavi. Ah no, eccolo. Col cavo Ethernet. Che sta mettendo il cavo Ethernet presso il PC portatile. Ci mostra le terga, il bellissimo chef. Ci ha mostrato anche il culo, però. E ricordiamo che... Mi senti meglio? Sì, sera diciamo che lo chef ci sta proponendo anche la rappresentazione di un famoso detto, se posso dirlo qua. Vai. Perché il famoso, essendosi sbarbato, vuole rappresentare il famoso detto lo chef... perde il pelo ma non il vizio. Infatti questa sera farà comunque una ricetta. Però è carino senza barba, non fatti stare in idea, non andate a giocare. Lo so. Siamo a 47 gradi qua in... Benissimo, dobbiamo raggiungere i 64 gradi. Ciao Alessandro, sei la Frigna. Intanto... viva la Frigna. Intanto, ciao Marta. La serata si impenna. Andiamo a tagliare un po' di scaloni. Dai, diamole. Intanto lo chef sta tagliando un po' di scaloni. E tu go! Ricordiamo, chef, perché la scelta dello scalogno e non dell'aglio e della cipolla? Qual è il motivo? Che cazzo ne so. Più buono lo scalogno. Perché lo scalogno è in realtà un via di mezzo tra la cipolla. Ciao Matan. Abbiamo capito. Tra la cipolla e l'aglio. Davvero, non lo sapevo. Duncan. Dimmi. Duncan sta giocando, ma quindi sta cercando di uccidere degli zombie. Ma vai, ancora nemmeno opzioni, dai. Sta girando per una stanza, la vedo verde, vedo molto verde speranza. Appena preso un'agenda dove c'è scritto una ricetta. Chi? Lo zombie fritto. Sì. Ma lo sai che qui hanno usato lo stesso motore grafico del Resident Evil 2? Hai capito, Marco? Voglia. Allora,
prendiamo il nostro salmone, ritagli di salmone, non le cose pregiate che costano chissà quanto, tanto per fare la pasta fredda che va. Ma da dove viene quel salmone? L'origine e la provenienza? Dal lunes. No, allora, selvaggio. Intanto va benissimo, selvaggio è molto bello. Pacifico nord orientale. Perfetto. Va bene. Quindi non affumicato. No, è affumicato questo. È affumicato? Sì. Guarda che bello. Vedi che bel colore il salmone. Bellissimo. Cioè il colore è veramente bello. Selvaggio così, eh. C'è stato un periodo che ho mangiato tantissimo salmone, ma talmente tanto che non sono riuscito più a mangiarlo per molto tempo. Tipo i soldi in banca. No. No, no. Ma io mi ricordo un cartone animato che cantava di un salmone del Canada. Sì. Ma io non ho mai trovato al supermercato il famoso salmone del Canada. Veramente? C'è? No. Salmone non selvaggio trovato. Del Canada, sì sì. Ah, quello selvaggio, no, io sempre il norvegese. Il migliore però è il salmone selvaggio dell'Alaska. Amica tu. Sentilo, sentilo. Una frigna matta di magia. Se noi stiamo zitti, se stiamo zitti, andiamo via, lui non si accorge niente. Ma no, ma se ne accorge, senti che parla, si senta, ripetisce. Ieri abbiamo fatto tante sigle nuove. Sì? Sì. Tipo? Sì. Abbiamo fatto... Però andiamo avanti, andiamo a fare i tagliuzzi di salmone. Allora, vediamo un attimo come effettuerà il taglio lo chef, se longitudinale o... Tutte e due. Che in senso longitudinale, che in senso verticale. Nel senso che il taglio a cazzo. Questo? Eh? No, qui dentro, infilato qui in mezzo. Dove l'hai infilato? Qui in mezzo. Ok. Beh, giustamente Press Play on Tape dice che c'è anche il salmone che fa il prete durante la messa. Grandi. Oh, bentornato, ho fatto il follower ieri. Bentornato al canale Press Play on Tape. Ah, okay. Attenzione perché c'è una domanda della chat rivolta allo chef Marco Vana. Bella la macchinetta per il Suicide, Vana. Che ci fai lì dentro stasera? E stasera ci facciamo due uova. Cosa più semplice del mondo, l'uovo in camicia. La cosa più difficile, l'uovo è veramente qualcosa di straordinario perché ha tantissime preparazioni, ricordiamone alcune, Duncan. Vai. Come si può fare l'uovo? L'uovo si può fare a coc. L'uovo alla coc, ok, uno. Poi si può fare fritto. L'uovo fritto, questa mi mancava, poi si può fare il la frattata, no? La frittata, uovo sodo. L'uovo sodo, grande, Danca, già siamo a 4 tipi di uova. Siamo veramente preparato. L'uovo di cioccolata, si può fare l'uovo di anche cioccolata. L'uovo di cioccolata, ecco, l'ha detta. Potrebbe essere anche una soluzione se fosse fatto con l'uovo, ma in realtà è fatto col cioccolato. Azzurra. La frittata. La frattata è buonissima. Lo chef Marco Anna sta già pensando, già gli sfrigola il cervello per fare la frattata. Gli sfrigola qualcos'altro stasera. Non è vero. Allora, vai, dici. No! No! Cosa? Mi sono usciti i biscotti. Diciamo che il gatto fosse sotto. No, ho fatto un danno. Ho sentito di sottofondo. Scusate, ho fatto un danno, devo riparare. Azzurra. Arrivo. Poi? Non ti piace? Cosa hai fatto, Henry? Henry? Sì, dai, dai, il salmone l'abbiamo tagliato. Grazie.
che cosa per la scamorza. Azzurra, che ci fai di Poruscela? Dai, scendi giù. L'altro sabato mi sono visto Vacanze di Natale, grande film, che risa. Poi mi sono visto anche Mia moglie una strega. Se ne frega. Qualcuno te l'ha chiesto? No, io no. Andiamo avanti, tagliamo la scamo. Come sono i pollici? Azzurra. Amori. Una zuta fatta di magia. Abbiamo ucciso il Lickers. L'ho ucciso, scusa Duncan. Lickers. Perché si chiamano Lickers? Perché leccano. Dai Duncan, non dirste. Ma veramente si chiamano Lickers? Non dirste cose perché leccano. Mezza scamorza. Amica tu. Un pochino. Una finiata piena di pelacci. Dai! Ma allora! Aspetta, Hello, Vincent. No, non la metto oggi di già. Oggi niente sigla. Oggi mi ammazzo se metto una sigla. Eccomi. Amica tu. Intanto mentre sta distruggendo, ammazzando zombie da intanto vedo che stai affettando la scamorza. Mi sono perso qualcosa. Sono un po' stanco, faccio piano perché sono in faccia. Hai paura di tagliarti le dita, di finire come lo zio Minchion. Lo zio Minchion, quello di Delitto al ristorante cinese. E tagliare tutte le dita. Okay. Ah, mio zio Minchion, tagliare tutte le dita. Ah, ecco perché era. Adesso in questo livello, adesso mi ricordo. Sì, vai. C'è un poster attaccato per fare pubblicità a un altro grande gioco. Che è? Che è Dino Crisis. Tipo per fare pubblicità allo gioco. È un gioco che ho già sentito. Il nuovo deve ancora uscire? No, è già uscito. Un po' come cosa? Pronto? Sì. Se non parli è un po' come. Beh no, mi sono interrotto sul più bello per esprimere un concetto che sicuramente non avrebbe trovato la condivisione tra coloro che ascoltano questa live. In quanto tale, intanto c'è Duncan che sta praticamente giocando all'interno di una sala giochi. Vedi? Non ci ha detto niente. Questo è il poster di Dino Crisis. Un altro gioco che poi fa sto uscire dalla campo. È un po' come nei film degli anni 80, che praticamente c'era la scritta Campari, la scritta Cinzano in tutti i film, oppure mi dai un Fernet Branca. Ma sai che la scritta Cinzano compare anche in Final Fantasy? Oh, le uova, devi metterle su, se no 45 minuti scotta. Allora, lo chef Marco Vana, che è un grande anche in questo, vi ha fatto vedere cosa non dovete non fare. Non l'ho fatto. Metti le mani nell'acqua a 64 gradi, che potreste rimanere offesi. Sì, sì. Direbbe Renzone. Ma sì, cosa? Ti possono cadere le dita. Vediamo se l'avvocato è maturo. Da cosa si capisce che è maturo? È maturo. Ah, pensavo se aveva la patente, cose di questo tipo. No, allora, praticamente, intanto quando uno schiacciate, sì, deve andare dentro un pochettino, no? Non deve essere duro, deve essere, capito?
deve essere leggermente gommoso. È gommoso, no, però nel senso devi capire se è maturo. No, adesso scherzando, beh. Deve essere abbastanza morbido che di entrare leggermente senza forzare troppo, altrimenti esatto. No, bisogna essere sempre delicati. Altrimenti, si può comprare, ma va tenuto in frigo. In frigo? In frigo? No. Per la maturazione in frigo? No. Non fuori frigo? Ma che cazzo ne so. Ah, ok. Grazie così. Chef Marco Vana per questo consiglio. Poi faremo anche delle definizioni, un attimo per... Ma io su questo, non lo so sinceramente. Basta. Non sai niente. Cazzo. Sai che stai affettando però con affetto questo avocado. Bisogna fare così, tac, tac, tac. Quadratini, tac. Lo stai intagliando. Lui ci vuole bene, con tutto affetto. Gioca sì. Zitto. Gioca sta zitto. Ti chiudiamo il canale, dai. No. No, no, sì, come sì. No. Intanto, ecco, hai appena... Cosa? Stai sbucciando, quindi l'avvocato gli togli la buccia. Esatto. Una volta che fate tutti questi taglietti... Ma quegli avvocati li hai presi in corte? Andiamo avanti. Davanti alla corte? In tribunale, dai. In tribunale? Esatto. Tanto, dopo questa battuta lo chef Marco Vana ha perso circa 10 anni di vita. Voglio morire. Esatto, ormai sta diventando uno zombie anche lui. Ricordiamo che all'ennesima, se Danka supererà un certo numero di battute, lo chef diventerà uno zombie in diretta. Chissà cosa direbbe lo chef Tony a vederti usare il coltello. Ho trovato la mano. Ma che cazzo è lo chef che taglia i cosi? Che taglia i cosi? Che taglia i cosi interessanti. Ho trovato la Magnum. Magnum? Piai? No, secondo me mezzo avvocato basta. Esagerato. Sei sicuro? Sì, sì. Poi va, mettiamo dentro sentimento, nel senso. Va, gusti. A occhio. Non esageriamo, perché sennò... Quindi tu avresti... una ciotola con della scamorza affumicata o dolce? Non te l'ho chiesto. Affumicata. Sempre affumicata. Sì. Del salmone dell'oceano Pacifico nord orientale, pare occidentale. Salmone nord Pacifico orientale occidentale, fondamentale. Sì, l'ho detto. Esatto, abbiamo capito tutto. Vai a rivederla live, Enrico. Ok, va bene. Diciamo che del Nord Pacifico, così. No, e, Pacifico, infine, sì. E infine dell'avvocado, colpa di avvocato. Tutti questi avvocati. Oh, senti caldo, chef. Intanto mi ha scritto Duncan. Sì, chi ti ha scritto? Sì. Ah, un mio collega mi scrive cose. Sì. Ti scrive sempre cose simpatiche. Sì, mi vuole bene. Mio collega di un'altra ditta che mi... E... Ciao Luca. Maledetto. Fame. Andiamo avanti. Ma sì, allora, dai, andiamo avanti. Tutto pronto. Dunque, Duncan. Duncan. Sì, ti sento. Brontolino. Cosa ho detto? Che è un amico... Che si chiama? Non so. No, nome si a caso. Chiama non so. Nome a caso, Fabio, non so. No, non era quello il nome. Intanto salutiamo Cappe. Grande. Era Cappe. Buonasera anche a te. Allora. Questo rumore di acqua, mentre intanto le uova cuociono a bassa temperatura. Accendiamo il fuoco per l'acqua. A 46 gradi per 45 minuti. Esatto. Io volevo fare un esperimento questa sera. Una volta che l'acqua, pasta è pronta, sì. Vorrei bloccare la cottura subito immergendola in acqua fredda. Ok, magari rimane più croccante
Allora, intanto ci sono delle cose in chat che vorrei leggere, se possibile. Chef, ci saluto tutti quanti il Melo. Ciao il Melo. Sì, ciao già, Melo. Già. E Cappe fa una domanda molto interessante, ma sbaglio o il Vana ha rasato via tutto? In che senso dici? È solo la barba, sotto di niente. Ok, abbiamo capito. Sotto è ancora come una scimmia. Sì. Duncan. Intanto ricordiamo a fine serata Duncan poi ci svelerà la ricetta della frattata. Esatto, la frattata. Sì, sì, frittata, Cappe, frittata volevo ha dire. Tolto la barba per l'occasione. La frattata. L'avrà tolto. Mancano 39 minuti, Perfetto, perfetto. Quindi in questi 39 minuti, chef, che cosa facciamo? Facciamo la pasta, figlio. E 49 minuti di cottura della pasta, ragazzi, non so cosa sia. 39 minuti manca. A 39 ora, minuti ora che bolle l'acqua. Ora che bolle l'acqua. La facciamo, la prepariamo. Facciamo il salmone. Scusatemi, ma lo chef non ci ha spiegato, o io non ero attento, che tipo di pasta utilizzerà questa sera. Siccome non so, mi piaceva questa. N non ridere, Harry. Mezzani rigate. Vorrei sapere dove le comprare. Oh, pastificio G di Martino. Pana. Dolce Gabbana. La pasta si chiama Mezzani. Coincidenza, io non credo. Però... Azzurra! Vorrei immaginare la pasta ani completa. Pasta Mezzani, cosa ne pensi? Ma anche ani completa deve essere qualcosa veramente di... La famiglia è felice, non so perché sono seduti in qualche sedia strana. Comunque 10 minuti di cottura. Vorrei fare una domanda tecnica, se posso. Vai. Ma lei, chef, il sale lo butta prima che l'acqua bolle o dopo che l'acqua bolle? Dipende dalla pentola, caro. In questo caso? In questo caso, utilizzando una pentola in alluminio, okay, il sale va buttato dopo, solo esclusivamente dopo che inizia a bollire. Altrimenti il sale si deposita sul fondo. Puttana e va Eva. A attaccare l'alluminio, trasformando il cibo in roba dangerous. Ma intanto c'è, io sento un cicciac, quindi la conferma che Duncan sta giocando. Sì, ragazzi, non è un filmato registrato. È uscito un licker e l'abbiamo ammazzato. Che licker? Il licker è quello che liecca. Mi dissocio completamente da questa frase. È quel mostro che lecca. È un lecchino. Si chiama licker. Il licker. Guarda, si sentono rumori, ma non sono il gioco. Non sono rumori, si sono sottofondo musicale. Esatto, ragazzi. Sentite, tac, tac, tac. Intanto volevo chiedere allo chef. Vai, dimmi. Secondo lei, ma gli zombie, no? Sì, esistono. No, io non ho mai capito questa cosa che si nutrono di carne umana, giusto? Perché non si automangiano? Perché vogliono carne fresca, non carne morta. Ho capito. Duncan, dimmi. Sembra un po' una musica già sentita qui. Tanto sentiamo un cic-e-ciac. Non ho aggiunto sale. A che cosa non hai aggiunto sale? Al salmone. Beh, il salmone essendo affumicato. Già. Sì, no, ma muore pure in diretta. Ventilatore addosso, fa malissimo. Che cazzo è?
Sotto. No, il ventilatore intero addosso? Sì, sì. Quanta, ecco, un'altra domanda tecnica. Lei sta preparando, signor chef, questa pasta fredda? Ma sì. È a uso personale? Certo. E quindi quanta pasta butterà? Ma fate come volete voi, ragazzi. Cioè, le dosi. Mezzo. Non esistono dosi in cucina. In cucina si va a sentimento. In pizzeria si va a dosi. Cucina a sentimento. Io mi ricordo quando venni, quando fui ospite di un parente di Napoli, sì, il quale mi disse: questa sera ci facciamo un po' di pasta. Bene, non c'è problema. Vidi che prese un pacco come quello da mezzo chilo, lo buttò tutto. Ma scusa, pasta proprio in, svuotando tutto il mezzo chilo, gli faccio: ma scusa, ma per quant'è quella pasta? Ah, per me, per te. Ah, okay. 2,5 a testa. Vabbè, ci sta. Tutta l'hai mangiata, vero? Non ce l'ho fatta. Dai, figa, si sarà offerto. 2,5, ragazzi, sono 3 piatti di pasta. Vabbè, piano piano. Esatto, allora. Capo ci ricorda che ci sono svariate teorie sulla fame degli zombie e anche diversi approcci. Niente, ci ricorda questa cosa. Tanto c'è un chiedono di... riporto solo ciò. Tanto che ci sono due tipi di zombie, ci sono quelli che si chiamano gli ossuti, quelli che quelli che si sono mangiati loro stessi, sono rimasti in ossa. Sono gli si dicono assuti. Utilizzeremo un sale IGP marino di Trapani. Marino di? Trapani. Ah, Trapani. È un sale integrale. Cosa vuol dire, Duncan, integrale? E che cacchio ne so. Sarà intero, un pane intero, non so. E il sale integrale, cosa significa? Ah, il sale è grosso, quello... Sì, che no? Tutte le sue proprietà sono... Te. Hai capito? Sì, ho capito. Non è raffinato. Sì, oh, il sale è grosso, no? Sì. Non è raffinato, hai capito? Come il mio pisello, grosso e non raffinato. Oh, cazzo! Mamma mia. Cosa stai bevendo? Acqua ho aggiunto tè al mango, quello lì solubile. Ah, quello, come il tè libero. Bello chimico, bello chimico. Bello chimico. Fenomenale. Bello chimico, Duncan. Fenomenale. Vediamo intanto se questa cosa qua. Sì. Questo è il classico scolapasta, giusto? Io non lo uso mai lo scolapasta, però oggi ci serve. E perché non usi mai lo scolapasta? Perché io salto la pasta direttamente nella padella. Perché se scogli la pasta, cioè, non si scola la pasta. Anche la sei un coglionazzo. Cos'è che hai detto? Un coglionazzo. Sei un... Chi? Se scogli la pasta. Io ho visto quello che si definisce chef lo chef Ramsay, che cucinava la pasta, scritto su YouTube, come si fa la vera pasta al dente. La scolava, mi sembra pure che la sciacquava sotto l'acqua, poi ci metteva sull'olio. Che roba. Quello non è un chef. Vado a prendere un altro paio di cuffie, che questo non mi piace. Quello si deve sparare, una persona che fa quella cosa. Bravo, Duncan. Ecco gli ossuti, vedi? Questi sono gli ossuti. Vedi? Duncan, sto cucinando, che cazzo? Non lo sto dicendo te, sto dicendo al pubblico. Ah, ok. No, perché non sentivo nessuno che rispondeva. Tanto manca 30 minuti le uova. Duncan, la barzelletta. E oggi sto giocando. C'è un signore morto. His neck has been cut open by a sharp blade. Ok, capito.
Intanto fate l'amore col sapore. Questo pure, se gli hanno tagliato la gola. Gli hanno tagliato la gola. Antizio. Antizio perché non ha seguito la live nostra e hanno tagliato la gola. Intanto ragazzi, intanto. Timer 10 minuti. Madonna, si falli sempre sopra, madonna. Ma vedete? Ragazzi, insomma vi ricordo che questo mese siamo già quasi a 35 Iscritti? di sub. Ah, sub, iscritti e abbonati. Iscritti. Per chi non ha ancora fatto la sub al canale e a Amazon Prime vuole aiutare questo piccolo canale, può sempre farlo. Dai che questo mese arriviamo a 50. Mi sentite? No. Ti sentiamo, Eri? Però un po' lontano ti ho sentito io. Lontano. Ho tolto le cuffie. Che? Sei senza cuffie adesso? No. Sei Mi sento live. skewfless. Sei skewfless. Io vado intanto a mettere l'acqua fredda. Intanto Cape dice aspettate, ma che questo residentivo non lo conoscevo. Dove si colloca? Ah, dove si colloca? Anni No, 2000, con loca, il Danca. 2000, quando esce questo C'è gioco, loca a dentro. gennaio, il 27 gennaio del 2000, esce in Giappone. E solo a giugno mi Harry, pare. Harry, hai la voce cotonata. Ho messo un altro paio di cuffie. Muori, muori. Sono arrivato dalla Louisiana. Battutaccia. Adesso l'ho capita, ci ho messo un minuto per essere capito. È veramente fine questo. Non è per tu. Dobbiamo Django ha messo live. trovato l'arma speciale. Perché non me l'ha fatta prendere? Quanto manca qua. Perché l'arma speciale, Danca, se fosse stata facile da prendere, era l'arma banale. Esatto. Perché l'arma banale. Ecco, l'abbiamo trovata. È un Ah, shotgun. dov'è il mio cellulare? Possiamo anche vedere un attimo cosa succede Che nel mondo cosa? reale. Vai! Vai! Vediamo qualche notizia dal mondo reale, ragazzi. Mi sto Vai! cercando adesso nel mondo survival, lo chef sta aspettando. Allora, vediamo una notizia bellissima. Serabio e Arthur partono, la Juve punterà forte su Milinkovic-Savic. Risata di Marcovana. E soprattutto non mettete l'olio d'acqua. Basta, perché sono tutte stronzate. Sprecate solo l'olio. Dicono per Ok. così la pasta non si incolla. Come fa a incollarsi la pasta? Se la giri, Duncan. Se la tieni sott'occhio, non si incolla. E comunque l'olio galletto. Cazzo. Un po' come quello che volevo fare la definizione questa sera. Vai, 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 vai. Ma no, non si può. Volgare. Pronto? Attenzione che ci Bisogna sono. girarli i mezzani, eh. Siete. Vostra pasta. Intanto, Harry, leggo che. Alle uova. Esatto, anch'io pensavo la. Ma comunque, esatto. Vai. È l'ora della definizione. È l'ora No, della. ragazzi, parliamo di definizioni. In questo caso Vai. utilizzerò un termine che in molti casi risulta volgare, però Esatto. c'è Stasera una. no, stasera no. Stasera no. E darei Sì. la definizione di una parolaccia, non la vorrei dire proprio, però
la vorrei dire un attimo edulcorata, direi stronzo. Esatto. Allora, nella sua etimologia il significato è escremento solido a forma di cilindro. Però quindi aspetta, se tu fai quello che fa il cane così non è, no, perché ha forma elicoidale, va su così. Esatto, solamente quella forma cilindrica ha questa, perciò visita. Solo i gatti fanno gli, poi se posso dire questa parola può essere, è frequentemente utilizzata come ingiuria, è rivolta di solito a una persona inetta o stupida oppure infida, malvagia e spregevole. In questo caso si dà dello stronzo. Dello stronzo. Esatto, in senso cattivo. Però c'è un ulteriore significato. Stronzo. Se lo liberi dalle connotazioni negative, può esprimere anche temperata e scherzosa disapprovazione. Ma dai, non fare lo Duncan. No, non fare lo stronzo. Stronzo. Esatto, però in senso buono. Oppure addirittura in maniera rude, cameratesca, simpatica. Ma come stai, vecchio? Stronzo. Esatto, ragazzi, finita la prima parte delle definizioni di questa sera. No, Harry, va avanti, non fare lo stronzo. Esatto. Carissimo vecchio Duncan. Dimmi. Dove sei arrivato, stronzo, che non vedo. Ah, però è stato buono. Siamo già un pezzo buono del gioco. Ricordiamo che questa sera, in maniera esclusiva, alla straordinaria ricetta che ci propone Silvana, poi diremo anche la motivazione per cui è associata al gioco. E al di là da Duncan. In via tutto eccezionale, questo gioco lo sta giocando da. Esatto. Attaccando tutti i proiettili a sua disposizione dopo che no, quelli sono finiti. E sono finiti, esatto. Eternità, cioè, cantava quello. No, quelli pagliati no, questi esempi non diciamo sono. Diciamo perché è stata gli è venuta in mente allo chef Marcovana questa ricetta, questa pasta fredda, pensando a Resident Evil. Vado. Vai Duncan. E che ne sono, lo dici a me? Sei tu il cuoco. Ma dai, io, ditelo, dai. Non siate, io non siate... stavolta ho scelto prima la ricetta. Spiega perché, Duncan. Perché... Aspetta che ammazza questo. Lo metti in pausa! Perché è una pasta fredda come il colpi degli zombie. Bravo, bravo. E le uova? E sono i coglioni dei zombie, non so. Ma potevi dire che non le uova dei lì. Ma non fa lo stronzo. Belle motivazioni, esatto. Uno stronzo. Ricordiamo il senso buono. Sì. Esatto, ma buono. Nella connotazione buona, nella connotazione positiva, chiederei un attimo, vorrei ricordare... Dimmi. La chat che... sta avvenendo una cottura a bassa temperatura delle uova. Esatto, una cibi a una temperatura pari a 46 gradi centigradi, no, 64 gradi a 64 gradi centigradi partendo da 43, giusto? No, beh, perché l'acqua era a 40 gradi. Ok, però mi partire pure da zero, mi ricordava 64. Metti dentro le uova. E in diretta lo chef ci ha dimostrato che l'acqua effettivamente era a 64 gradi. Come Mario? Comodo sistemato. Tanto Duncan prende lo shotgun. Ricordiamo che per quale motivo vorrei chiedere allo chef Vana che questo, o anche no, vorrei chiedere proprio a Duncan perché si chiama fucile a pompa. Duncan. Perché il fucile preferito delle magnotte, allora si chiama il fucile a pompa. Non so. Dai, cazzo. Non è questa la risposta esatta. Duncan. Ma non lo so. Duncan. Perché dimmi. C'è una pompa meccanica. Che esatto. Strano. E invece, quelle che dicevi te, quelle signorine lì, non usano il fucile a pompa, ma il fucile a...
Duncan. Appena, non so. Ok, va bene, va bene. Ci ha risparmiato la battuta. No? Manca poco. Esatto, manca poco, perché la pasta mi ricordo che era un 10 minuti. 10 minuti, vediamo quanto sia. Ma hai detto Alexa di tenere il tempo? Sì, sì. Alexa, stop timer. Mancano 10 secondi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Uno scolamento. Andiamo a immergere subito. Sì. L'acqua ghiacciata. Questa cosa serve per... Ma devo fermare la cottura, Henry, sostanzialmente. Perché dopo poi, visto che... Che si dice? Siamo dentro un nightclub. La mettiamo nel... Aspetta. Hai dillo con parole tue. La mettiamo con gli altri ingredienti. L'avogado soprattutto. Se la lasciamo raffreddare si incolla. Invece noi facciamo così. Ma si incolla nel senso che ti cade nel collo. Appiccica! Ah, si appiccica. Ma l'avvocato. Dai. Se lo cucini tanto ti porta in causa poi. Fate finta di non ascoltare. Se lo scuoci molto. Fate finta di non ascoltarlo. Ho trovato una card. Maledetto ancora questo, puttana. Ma è uno o una? Senti questo. Un po' come sbattere le uova. Ah, volevo chiedere una. Intanto Ezechiel, buonasera, buonasera a lei. Buonasera. Benvenuto in questa serata particolare dove c'è gioco servito. È una ricetta di pasta fredda legata. Quindi vediamo la nostra pasta. Andiamo a cambiare inquadratura. Vai, vai. Sì. Le volevo chiedere poi una cosa che non c'entra con questo piatto, ma. Dimmi. Le vorrei chiedere, chef, lei la maionese, per fare la maionese, cosa usa? Due tuorli di uova o un uovo intero? Allora, per fare la maionese serve... Ok, se vuoi fare quella veloce... Cazzo ridi? Quella veloce... Quella veloce l'ho già fatta ieri altre volte. Sì, quella veloce... Hai capito? Ho capito. Allora. Abbiamo lì un po' di ingredienti. Andiamo due colpetti e vai. Zitto! Un po' di olio alla pasta. Poi salmone. Salmone del Nord Pacifico, mi pare. Questo con... Ciao Retro, buonasera. Salmone. Ciao Retro. Quello selvaggio, cotto con affumicato. Un po' di scalogno, esatto. Sempre sto scalone in me. Esatto, porta scalogno. Ora olio. Una bella mescolata. Ecco, c'ho la card. La card? Ma non c'è la card. Intanto nessuno sta notando quanto lo sto giocando bene. Non è vero, Daga, ti stanno osservando. Porca puttana. Ti stanno osservando, hanno già chiamato la polizia e tra un po' arriverà lì. Scamorza. Perché, Harry? Così, così. Ma intanto, che bella la scamorza. Anche questa affumica, è tutta una affumicatura. Esatto. Evidentemente una pasta fredda, la scamorza non si scioglierà. Esatto. Sarà una scamorza crude, crudité. Attenzione perché è arrivata la polizia nella persona di Christian.
Sì. Ciao Chris. Ciao Chris. Ciao Chris. E adesso stai buttando l'avocado. Esatto. La polpa. Ricordiamo che per capire se l'avocado è maturo bisogna utilizzare il pollice e vedere se premendo l'avocado. L'avocado, diciamo, è morbido. Mi chiedo più gli articoli della Costituzione. Esatto. Duncan! Dimmi! Vai, vai! Chi è? Guarda, pronta! Ma veramente? Siamo già... E adesso? Morto. C'è l'impiattamento. Ma che impiattamento? La pasta fredda va messa nel vassoio. Tanto me la mangio domani. Non la mangi stasera? Non l'assaggio. Ho già mangiato. Ho l'assaggio. Devi fare un assaggio. Oltre alla foto. Ah, Cristian ci dice che stava giocando a StarCraft. È finito? No, non so. Cristian, che ti sei mangiato stasera? Questa pasta potrei riproporla tranquillamente a casa. Oh, bella pasta, eh? Eh sì. Ci sono degli elementi molto interessanti. Quattro tramezzini, ha scritto Chris. Ammazza, oh. Vado a prendere due foglie di basilico. Vado da fruttivendolo, arrivo. Intanto che aspettiamo che il basilico cresca nel campo, nell'orto del chef Vana, ricordiamo un attimo. Mio papà e mia mamma 8. Se leggo bene, perché c'ho lo schermo che mi... Sono finiti tra mezzini. Guarda che bello. Appena colto. Diciamo come ottiene lo chef questi prodotti dell'orto. Vado fuori e li colgo. Ah, perfetto. Perché la terra, Duncan? Dai. Cosa fa la terra, Duncan? Gira. Eccola qua, ragazzi. No, no, dà sempre buoni frutti. Guarda, esatto. Che bello. Vedi la pubblicità. La io odio. Una fotina la facciamo, chef. Sì. Ma manca ancora un elemento a questa parte. Cosa? Cosa manca, Henry? Quella cosa che davanti a te sta cuocendo a 64 gradi. No, metto dentro qua le uova. E dove le metti le uova? E dopo me le mangio a parte. Duncan, devi fare la foto. Aspetta che fermo il gioco. Ciao Nico, buonasera. Ciao. Buonasera Nico. Ciao Briegel. Ciao a tutti, ragazzi. Benvenuti. Dai, Duncan. E quindi aspetta. Hai cotto le due uova, cioè hai fatto due uova così per queste uova e non le usi. Dopo ti faccio, sì, dopo me le mangio le uova. Ah, hai okay. Fatto Duncan? No, aspetta che devo fare il coso. Ma tieni, uno, cosa. Due, dai, sei pronto? Vai. Hai fatta? Oh! Fatta! Che cazzo. Io vado assaggiare. La rigiriamo ancora un po', ci metto ancora un po' d'olio. La mettiamo dopo su Telegram, la lascio così. Ciao pasta. Nico, buonasera. Buono. Molto buono perché la scamorza è quell'elemento più che non ti aspetti. Ma si sposa veramente bene. Cambiamo inquadratura intanto, grazie alla regia. Grazie alla regia. Sei patente. Ma noi siamo passati da qui. Danca, adesso sta, dobbiamo sta ricordando un po' la serata. 10 minuti, mancano. Perché ricordiamo che questa sera... I gatti ci sono stati, Chris. Passati un attimo, poi sono andati via. Ah, c'è passata solo Azzurra, mi pare di capire. Sì, Daisy è fuori. Esatto. Si godono un attimo la frescura della sera. Della frescura della sera.
vanno aperte poi con quella voglia. L'acqua ecco calda. Il gatto, guarda Cristian, è chiamato. Sì, saluta Cristian. È arrivato subito, appena l'ha chiamato Cristian. Lo chiamo Cristian, vieni. Ciao Cristian. Ciao Cristian. Ciao Cristian. Ciao Cristian. Vai. Esatto. Vediamo l'altra, vediamo se arriverà. Sì, Daisy non si è fatta vedere oggi. E Daisy è fuori. Daisy! Ma no, non vale qui gira. Lei non scende, Top Appa! Come vuoi? Piena! Allora, 60 minuti, caro chef. Esatto. Quanto manca? C'è una domanda dalla chat che vorrei rivolgere allo chef. Nico 8bit dice: che si cucina, chef Van? Che si è già cucinato. E puttana Eva. Si è cucinato questa. Una pasta fredda con salmone selvaggio del Nord Pacifico, cotto con un po' di scalogno, avogado e scamorza affumicata. Un bel piattino freddo. Che bontà. E la scamorza è quel tocco in più veramente fantastico. Quel tocco in più. Scamorza. La. Cuore. La scamorza. Le mosche. Intanto nessuno si è accorto? Che mi sono messo la maglietta a tema. Sì. Ma neanche tu ne sei accorto forse. C'ho la maglietta di Umbrella Corporation. Ah, io pensavo la maglietta col salmone. Ah. Anch'io, dai. Fate l'amore con un salmone. Eh beh, oddio, un po' difficile, insomma. Il salmone dipende se come si è consenziente, ok. Ma ragazzi, fa dei bellissimi alla denuncia del salmone. Sì, perché se il salmone è selvaggio. E poi se è selvaggio, ragazzi, non è detto che voi fate l'amore col salmone, ma il salmone potrebbe fare l'amore con voi. Morde. Chissà se qualcuno può pescare col pisello. Beh, meglio di no, Danca, anche perché di solito viene diciamo un morso. Anche perché comunque vuol dire che tu la pesca sai com'è, Duncan. Sai che in cima è piccolissima. Sì. Parte piccola ed è piccolissima. Cosa vorresti dire? Vuol dire che è geloso della mia canna. Ma che geloso. È geloso della tua canna. Sì. Oddio. Facciamo chi c'ha la canna più lunga. Dire. Allora, devo prendere le pinze per prendere le ore. Perché questo chef si sta girando in maniera nervosa all'interno della cucina e il piatto è già finito? Perché non è completa questa storia. Esatto, stiamo per fare due. Stiamo aspettando le ova. Le ova in camicia cotte a bassa temperatura. Guarda il mostro, non so se lo vedete, si è incollato lì. Non ce ne frega. Vorrei chiedere a Duncan perché si dice uova in camicia, Duncan. Esatto, perché Duncan? Perché sono delle uova pulite. Le uova pulite e allora si mettono la camicia. È carino. Devo prendere intanto il pepe e il sale. Quando le uova pulite mi mancava questo. Perché ricordiamo, da dove escono le uova, ragazzi? Esatto, da dove escono, Duncan? Dal culo della gallina. Non è vero, Duncan. Ma da dove? Non escono dal culo della gallina. Ma da dove? Chiedi, guarda, in chat lo sta scrivendo tu. Non lo sai. Niente. Mancano 6 minuti e da presi. Sto gatto non vuole dormire. Pappa Daisy. Basta fuori che dorme. Ha mangiato come una vacca prima. Abbiamo finito tutto. Attenzione perché il meno ha rivelato la risposta esatta. Dai. Le galline hanno uno
sportello sotto l'ala sinistra, esatto, per lo scarico delle uova. Sì, però meno, precisiamo che le galline mattine alla sinistra, le galline destre a destra. Ma che dite? Ma come dici te, Danca? Tu hai mai alzato la... Eh? Cioè, tipo un coso, capito, che... Ma veramente, eh? Sì, ma io puzzo la scella così. Ma oh, non ci credo. Duncan, se cadeva andare a culo si rompevano. Proprio la spalla si mette lì, si appoggia. C'è una domanda in chat per lo chef. Vai. Il Matando le chiede: Vana, perché ti sei rasato la faccia? Per abbronzarmi meglio. Ah, c'è sempre un segreto. Dai, cazzo. Segreto dello chef. Per una bella abbronzatura ci vuole una bella barba. Abbronzatura. Vai, dai, dai, che manca poco. Dai, Danca, su. 4 minuti. 4 minuti. Sembra un'eternità, Marco. No, perché adesso Danca ci ha colto una barzelletta e passa. Vai con la barzelletta, Danca. Vai, Danca. Ma sto giocando oggi, dai. Ma baffam. Oggi facciamo un gioco bello, serio. Bello, serio, serio. Serissimo. Mamma, quanto serio. Attenzione, perché Nico ti rivela che hai una certa somiglianza con suo fratello. Così rasato. Allora è un bel ragazzo. Intanto mi dispiace tanto per il fratello di Nico, però... Ma no. Sto scherzando. Cazzo ridi anche. Invece, allora... Come quando mi hai detto della maionese non ci ho capito un cacchio, perché il tuo audio a me va via, vai via. Hai detto che per fare una maionese normale... Maionese originale si usa solo il tuorlo. Ma un tuorlo, quindi? No. 100 grammi di olio. Non mi ricordo. Un tuorlo? Io ho visto una ricetta, due tuorli, 200 grammi di olio di semi... Poi mezzo succo di limone, un succo di mezzo limone, un pizzichino di sale, e però mi è venuta troppo ovosa, cioè sapeva troppo di uova. Quindi secondo me... Ma tu come aggiungi l'olio? A filo. Filo, e usi quello elettrico? Quello elettrico con le fruste. Ma dipende. Però, forse non ho fatto abbastanza tempo. Dove vive Alex? No, filograno. Dipende quando si monta, poi. Io filograno. Perché se devo fare quella veloce, Harry, di semi di girasole, un tuorlo intero, un pizzico di sale, un po' di aceto, un pochettino d'olio. Mi ero dimenticato del mezzo, però viene molto più bianca. Mi sono dimenticato mezzo cucchiaino d'aceto. Anche è tutto importante. Adesso che me lo ricordi, mi sono dimenticato quello. Forse era avrebbe aiutato a stemperare il sapore dell'uovo. Intanto manca poco. La fretta, una brutta consigliera. Due minuti. Danca. Intanto siamo a mezzo gioco, siamo quasi lì per finirlo, Continuiamo così. Ma io volevo chiedere a Danca perché c'è il detto rompere le uova nel paniere. Cosa significa? Questo lo conosco, quando uno che nel paniere, dove cazzo lo metti poi il pane? Questo lo so. Ciao Silvia. Significa quando uno ti rompe i coglioni, Esatto. Fai lo stronzo. Preciso. Però Danca, la domanda è: se rompi le uova nel paniere, il pane, che fine fa? Rimane senza coglioni, non so. Ma perché dici sempre questa? No, ma perché no? Il pane diventa pane con l'uovo, tutto un pane all'uovo. Da me, Marco, io mi ricordo da ragazzino, quando andavo al bar, sì, con i miei genitori, e c'erano i pezzi salati, c'era un pezzo salato che era una pizzetta bianca, piccolina, pizza, tagliata a metà, con dentro del prosciutto crudo e il rosso d'uovo. Oh. Ma non secco, proprio il rosso bagnato. Attenzione! È pronto. È blu, è pronto. Potrebbe avere una musica d'atmosfera, Duncan. Sto giocando, non c'è un cazzo.
Stiamo giocando. Attenzione all'acqua che sarà a casa. Ma io sono... Non ti bruciare. E puttana, va, muori. No, come muori? Marco, senti cosa ti dice. Dai, anche non dimmi sto no, cosa. Ma no, sì. Marco. No, lasciamo qua un attimo. Marco non devo morire. Attenzione, c'è una domanda per Duncan in chat. Vai. Duncan, hai cambiato posizione della cam o no? No, sempre quella, perché? Sì, ti sei messo nel gioco per... Ti sei levato dalle palle. Della mia cucina. Adesso è una bella cucina. Perché oggi sto giocando io e... Adesso è una bella cucina senza di te, Dan. Volevo farvi vedere che... Vediamo che le uova. La prossima puntata ci sarà insieme lo chef Vanna, lo chef Tony. Esatto. E il Miracle Blade. Tony Maniero. Allora, chiudiamo la telecamera. Andiamo a aprire le uova. Così le vediamo. Voglio sono curioso di vedere questa consistenza di queste due uova. Ricordiamo in chat queste uova che cottura hanno subito, Marco. A 64 gradi per quanto, Duncan? Per 80, se non... 60, 90, 90. Un vanno al giorno ti toglie il pavimento di tartaro. Di solito io quando si cuociono le uova sode, il melo, questa è una cottura a bassa temperatura, quindi 64 gradi per 45 minuti. Non sono le ma guarda! È proprio un uovo in camicia, Danca. Esatto. C'è Marchetto! Ciao Marchetto! È arrivato proprio nel momento topico della dischiusa delle uova. Fate entrare quel Turrican in line. Ma lui può entrare direttamente. Dai, Turricano. Perché praticamente quindi è una cottura che... Attenzione! Sento lontano, come un bambino. Buonasera a tutti. Madonna, è da tanto tempo che non la fai più quella voce. Cazzo, dici, ti ho nascosto da fare. Madonna. Ma te le chiudi in cassetto? Assolutamente sì, assolutamente sì. No. Guarda questo uovo, Marchetto, guarda. Ma allora, intanto scusate per il ritardo, ragazzi, ma purtroppo il lavoro quando si lavora è... Hai ragione, Fra. Allora. Scusate, Dancone, ciao Harry, ciao Vana. Ciao! Sono due uova, sì, cotte a bassa temperatura. Cioè, le abbiamo cotte, Turrican, a 60... Precisi? 70? Per 64 gradi. Ok. Per 45, quindi non sono sode, no, sono in camicia. Ha una consistenza giallo che è molto simile al bianco. Quella della Ferilli sono solo. Voglio vedere quando lo apri. Come sarà? Scusate, ciao Matando, prima di tutto ciao Silvietta, perché è la femminuccia e va salutata per prima. Esatto. Poi ciao Matando, ciao Il Nero, ciao Cappe, ciao Nicotto, ciao a tutti ragazzi. Ciao Cristian. Allora, ci mettiamo qui sopra, così Harry vede. Anzi, tutti vedono meglio. Ho voglia di uova. Sì. Sì, porca, sembrano abbastanza appetiti. Cristian ti dice a me non mi saluti. Salutato. Salutato. Un attimo di attenzione per il taglio delle uova. Ma vedi che il bianco ha una cosa. Ah, Nicotto, l'ho salutato. Guardo, sì. Il bianco, cioè il giallo. No, ho detto il giallo è già. Vedi? Ma una cottura perfetta qui. Perfetto. Guarda che bello. Vedi che non è molle. È cremoso. Però è cremoso, sì. Un uovo cremoso.
Sembra un uovo alla cocca. È un bianco che sembra d'inverno. A lui gli piace un po'. No, Silvietta, casomai cracco, lavate. Non levate, lavate. Perché puzza? Sì. Allora, una domanda per lo chef per, da parte del Melo. Per come fai a mantenere un tempo costante, una temperatura costante per 45 minuti, a parte il termometro? Hai un aggeggio fatto apposta? Esatto, è questo. Quello qui. È il Roner. Il Roner? È una resistenza. Questa qui è una piccola vente a girare l'acqua. Sì. E dentro c'è una resistenza che mantiene la temperatura costante. Esatto, per il tempo che decidi di fare. Sono buone, sono buone. Tanto Nico 8bit ricorda una frase molto interessante attribuita allo chef Caravacciuolo. Hai cagato. Comunque, se trovate un cagato, stai zitto, compratelo, perché è un apparecchio molto molto utile, perché a parte cucinare a cose qua, potete fare le costine, le lì cotture 12 ore, gli ossi buchi, anche il pesce, anche il pesce lo mettete sotto vuoto, lo cuocete sotto vuoto, e la cosa bella, aspetta, oltre che al pesce anche la carne ovviamente, che tutte le proprietà nutritive rimangono all'interno. Intanto vado a farmi qualcosa da bere. Senza barba non posso vedere. Ma non è vero, ma è uguale a Lorenzo Lamas. No, regà, no, no. Ma cioè, posso azzardare anche un Paolo Sosa nel dei frattempo tempi della Juve. Per me sembra un culo senza peli, però. Ma vaffanculo, tanto a fare. Ah, Marchetto, Silvietta ti chiede: ma un po' di pene e un po' di pane? Sto prendendo. Ok. Infatti, dice: fai la scarpetta. Quella è la ciabatta. Infatti, fai una ciabatta. La ciabatta è il pane qua a Milano. È vero, è vero. Il pane ciabatta. È figa. Perché buonissimo. Il panettiere, quando lo fa, si leva le ciabatte. No, quando cucete sotto vuoto, rimane tutto, tutto dentro. Eh beh. Si capite? Non perdete niente. No, che birichino, Silvietta, dai, su. Lo sai che io ti leggo il pensiero. Bello il termine, non è bello il termine birichino. Birichino, fare il birichino. Adesso ve lo dirò a Marchetto. Non fare il birichino. Esatto, non fare il birichino. Però è birichino con una C sola. Birichino. Quindi birichino. Comunque, Marchetto, stasera non abbiamo fatto solo ste due uova. Infatti potrei avere un riassuntino? Okay. Eccomi. Che sto mangiando? Beh, no, volevo sentire da Duncan. Infatti io vorrei sentirlo da Duncan. Duncan, cosa? Dalla voce di Duncan, che cosa ha cucinato questa sera lo chef Van. Esatto. Prima delle uova. E ho concentrato sul gioco, mi sono dimenticato. No, non ha cucinato col concentrato. No, ha fatto una pasta fredda, lo so che ha fatto una pasta fredda. Come? Con cosa? Con lo scarogno, sempre. Vabbè, quello è uno degli ingredienti, poi? Poi? Scarogno, poi? Poi? Non so, quel dura. No, non ce l'ho. No, ha fatto l'avocado dentro. Ok, poi con l'avvocato, poi agnelli, l'avvocato agnelli, poi mi sono dimenticato, ci ho detto tante cose, dai. Del Nord Pacifico, il è un pesce. Il pesce. Grazie Nico. Grazie per il beat. Salmone selvaggio, avogado e scamorza. Vedi che lo sentiamo tutte. Che cos'è la scamorza? È un signore che porta sfiga. No, la scamorza è un... È un fo? È una signora mezza morta, la sca morta. Morta. Oh, mamma mia. Ma allora... Poteva andare peggio. È un forno? Decisamente. Disse una donna mezza morta. E prima Duncan ha bestemmiato. Davvero?
Ma non è vero. No, dai, da un come date, non mi aspetto queste cose. Non è vero, non credo. Però ha dato un'idea per un nuovo piatto allo chef, che la prossima volta preparerà la frattata. La frattata è bellissima. La frattata secondi tra le frappe. La frattata è bellissima. Arrivo subito. Dove vai? Ah, quanto è buona la qua fresca. Se ne va, si trasforma. No, non dire questa cosa. Di che esci in scena. Andiamo a vedere i gatti. Oh. Va a vedere i gatti, però nel ricordati di chiudere l'audio. Il pipino. Se no ci sentiamo tutto questa sera. Sì, a dire, stronzato. Eh? Con quella pasta fredda che ha fatto lo chef Marco, ci ha aggiunto anche del basilico alla fine. No. Ah, ok. Vabbè. Okay. Quindi ha cotto questo salmone che a te non piace con lo scalogno, poi ha unito tutti gli ingredienti, la pasta l'ha cotta, poi l'ha raffreddata in acqua fredda, condita con olio, un po' alla Ramsay, Gordon Ramsay, lo chef. Sto ripetendo quello che hai fatto. Ma quindi è una pasta fredda? Sì, è fredda. Ok. Sì, cioè, diciamo che gli elementi sono interessanti. A me piacciono le paste fredde, però c'è questo cavolo di pesce e mezzo. Ma anche il salmone affumicato del Nord Atlantico, non Pacifico. No. Porca zozza. Ma almeno il tonno ti piace? Quello scatola. No. No, Dancone, tutto quanto quello che viene dal mare io non lo mangio. Quello lo mangio, il tonno lo mangio io. Bravo, vedi? E il resto del pesce non lo mangio neanche. C'è un cinghiale che nuota, lo mangerei. Oddio, forse sì. Oddio. Forse mi metto in difficoltà, queste variazioni sul tema. No, allora aspetta, Dancone, diciamo le cose bene. Allora, le paste io le mangio, per esempio risotto alla crema di scampi, spaghetti con le vongole, la pasta del tonno io le mangio. Allora c'è. Sto 3 ore lì a togliere tutti quanti i pezzetti di pesce, perché non cazzo mangio, scusi. Lo so, ma non mi piace il pesce, però il sapore della pasta mi piace, quindi quella me la mangio. Però i pezzetti di pesce rimangono. Beh, il pesce che c'hanno, come si dice, le spine, io non le mangio. Tutti i pesci c'hanno le spine. Allora, no, quelli non no, non è vero. Dai, veramente, quali sono i pesci senza? Esatto. I pesci con le spine, quelli sono. Non si è capito. Non si è sentito. Mi senti? È a tra. No, ogni tanto parti, Marco. Mi senti adesso? Adesso sì, i pesci senza spine sono. Sono solo quelli. Allora, i pesci con le spine vivono dove c'è l'acqua corrente. Giusto. Porca, io ti stavo pure. Io stavo pure concentrato a cercare di chiudere la live. Sì, a capire, anch'io ho potuto capire. No, Nicotto, le cozze non mi sono mai piaciute. Famoso miti legnoto. Miti legnoto. Io sono figa, niente cozze. Esatto, ma che belle cozze. Cocchi alla marinè. Sì alle patate, no alle cozze, ragazzi. Sì alle patate, no alle cozze. No, ragazzi, la cozza è vera. Esatto, abbiamo capito. Guarda che la cozza è lo spazzino del. Che schifo, è lo spazzino del mare. Ma scusa, i gamberetti te le mangi, Marco? Potrebbe essere anche, che ne so. I gamberetti te le mangi? No. Vedi? Anche lui non le mangia. Duncan, ci risiamo con questa storia qua. Tu dici che quello che c'è in terra e siamo d'accordo. Ma io ti ricordo che le terre sono emerse, perciò quello che c'è sulla terra è quello che c'è in mare. Per cui non è vero che i gamberoni sono. I gamberoni sono gli scarafaggi di mare. No, perché prima c'era il mare e terra. Quindi scarafaggi sono i gamberoni di terra. Quindi prima i mari e poi i monti. Quindi mare, quando c'è il piatto mari monti, rappresenta insieme tutte le cose.
In realtà stamattina mi è capitato di YouTube un video dove praticamente veniva cucina, ovviamente parliamo di cucina etnica giapponese coreana, di quei parti là, thailandese, queste cose così. Veniva cucinato un isopode. Non so se sapete qualcuno di isopode. Figa, cioè ieri no? Un enorme conchiglio. No, che cosa sono? Sono dei praticamente degli insetti che però stanno sott'acqua, che ce ne stanno di varie grandezze. Ci stanno addirittura degli isopodi che sono grandi anche 20-30 come Duncan. 20-30 bagarotto di mare. E vengono, ovviamente non sono commestibili, però siccome in Giappone mangiano tutto, in Corea mangiano tutto, in Thailandia che te dico, lo cucinano. E praticamente mi ha fatto veramente tanto schifo, tanto schifo. Però mi incuriosivo e l'ho visto fino alla fine. Beh, mangiano anche i pipistrelli, che schifo. L'uomo mangia tutto, mangia gli insetti. E l'uomo mangia lui stesso, i suoi semi. Ah, sì, tulipano, hai mai assaggiato le lumache? Io ne ho mangiate buonissime a Trevi. Buone lumache. No, non ho mai avuto l'onore e penso che mai lo avrò. Ma a Malta si mangiano le lumache. Yeah. Cascato Marco Vanni. Oh. Ma adesso tornerà. Non so che è successo. Sì, Nicotto, sono cimici d'acqua, esattamente. Eccolo, sono il vano. Caduto, pam, pam. Fatto male. Com'è che si è caduto? È inciampato. Vedi. Ma veramente? Ma dai! Dai, non è vero. Non è vero, non cerchiamo là. Perché sta facendo una citazione? Di chi sta facendo la citazione? Vedi, che è successo? Sono caduto. Capito? Duncan, il vano sta facendo una citazione. Di quale personaggio? Non lo sa. Harry, dagli una mano. Vediamo se in chat indovino. Sì, in chat sì. Ma lui sta facendo così, dice, ma che ti è successo? Dice, sono caduto, perché è caduto dal Discord. No, è una citazione, cioè lui sta imitando un personaggio. Bravo, bravo. Bravo, Nicotto. Perché Peter Griffin? Allora, Peter Griffin 4 a Duncan. Esatto. Di pala. Perché hanno fatto degli episodi, adesso non mi ricordo che serie era, che tutte le volte cadeva e per un minuto, per un minuto, bisogna fare... Ah! Sì. Per un minuto intero. Sì. Ah! Grande Peter Griffin. Intanto grazie. Guarda questo particolare della bottiglia dell'acqua con lo sfondo tagliere blu. Molto bello, molto evocativo. Non svegliare il Turica che dorme. Esatto. Gli ultimi episodi sono veramente Turica spinti. Avrà sicuramente notato il particolare che dà colore a tutta la stanza. No, più che altro non svegliare il Turica che dorme, nel senso che poi arriva il solito utente rompipalle che comincia a fare domande. Quindi... Esatto. Ecco fatto. Esatto, Marco. Abbiamo no, dato a Mario, Mario. Oh, questa sera Mario, lo chef Marco Vana, ha cucinato una pasta fredda. Madonna. Cazzo. No, cazzo, le unghie. Sembri Freddie Mercury quando ha fatto il video di I Want to Break Free. Oddio, fatti crescere i baffi. I want to break free. Allora, ritorniamo. Con i capelli così e senza barba. Sembra Brian May. Ma che cazzo dici? Sei qui. Allora, Nicotto dice, sapete il vero nome di Meg Griffin? Credo che sia... No. Brutta Griffin? Non lo so. No. Cozza no. Griffin? No. Megan? No. Allora, non lo so. Ho finito le... Catherine Deneuve. Lo svela una volta il vero nome. Ed è una citazione a un robot. Megaton. Esatto. Ma no. Sì. Veramente? Sì. Ma Megatron è figo, però. È bello Megatron.
Meg fa schifo, è brutta. Perché mi sembra che lui portava il foglio all'anagrafe e aggiungeva Megatron, no? Ma pensate. E lui... Ma quella cosa che gli scorregge sempre in faccia alla mano. No, è bello quando va lì che dorme e ascolta la musica, toglie il coso, già che delle cuffie, e fa pianissimo così, fa. Ah, sì, sì, sì. Lo mette nel culo e poi lo mette in bocca. Mamma mia, porella. È troppo spinto quello. Allora, Mario dice, Marco, hai scoperto Gillette? Sì. Peccato. Il meglio di un uomo, Gillette. Io uso il... la proprio. Lo sai, c'era un comico che diceva Omelette, il meglio di un uomo. Meglio di un uovo. C'era un comico, lo dicevo sul Maurizio Costanzo Show. Ah sì, quello che poi hanno impiccato alla fine della trasmissione. Famosissimo. Dio, che stai facendo? Stai iperventilando? Mana. Sta respirando, sta respirando. Sono cagate del genere, non ce la faccio respirare. Okay. Gillette, il meglio di me. Non la bere così a tracannare, è fredda, devi il cagotto, porca zona. No, è fredda, non è fredda. Caldo caldissimo, freddo freddissimo. Con gli umor, quindi così, niente, noi avremmo terminato. Terminato, però se Duncan sta andando avanti, se mi fate dire a Mario che cosa hai cucinato, questa sera. Poi se avete domande da fare, fatemela intanto. Lo chef Marco Vanna questa sera, sapendo che c'era il gioco che sta giocando Duncan, ossia Resident Evil, buono, ha pensato di cucinare una pasta fredda con salmone affumicato del Nord Pacifico, scamorza affumicata, avocado, basilico e olio Evo. Tutto molto buono. Turica, il meglio di un uomo. Ma l'olio Evo è quello di Orelli? Turica, il meglio di un uomo. È stata coperta per fortuna da Dancone che sta cantando, meno male, è stata coperta. No, vale, Duncan, sei un po' zitto. Anche le altre battute molto, molto interessanti. Duncan è distratto. Prendiamo un velo peloso. Cosa? Abbiamo detto che lo chef a proposito di definizioni, bisogna andare avanti con quella definizione lì. Devo ricordare. Posso chiedervi qualcosa? No. Vende. Ma per togliere il valeno. Il valeno. Valeno. Su Resident Evil si usa valeno. La pianta rossa o quella blu? Non ho capito perché va una strilla. Aspetta. Ripeti da un conto. Per togliere il valeno, la pianta il blu. Veleno. La blu. La rossa. Il blu misto con quella verde, no? Il blu. La rossa ti triplica la potenza della. Ma la devi mischiare con quella verde? Sì, no. Quella blu no? No. Vana, non dici soltanto questo, spiegagli, perché sennò non rimane avanti. Allora. Vorrei andare avanti con... La piantina verde è per recuperare energia. No. Sì, sì, quello lo so. No. La piantina blu è per recuperare dal valeno. No, sì. Se tu mischi la piantina blu a quella rossa... triplica l'effetto e viene fuori allo stesso modo. Se tu mischi la piantina rossa con quella verde, triplica l'effetto benefico, viene fuori gialla. Ok, allora, per togliere il valeno mi serve solo quella blu. Valeno con lo strofinaccio o la devo mischiare con quella verde? Ne a parte gli scherzi. Duncan, quella verde è energia. Potrei andare avanti con una definizione, chef Marco. Un'altra definizione. Ok. Tratta dalla Treccani. Marchetto ha scritto che Treccani. Ho aggiustato. Treccani. E l'altra. Non sono io, comunque. Allora, una cagna. Vorrei dare la definizione di cretino, che è un aggettivo singolare maschile, dal franco provenzale crotin, propriamente cristiano. Ah, no, si può su...
adoperato prima con un senso di commiserazione, povero Cristiano, poveraccio, povero poi con valore spregiativo, eh? E anche si dice anche affetto da cretinismo. Oh, c'è Tesi, ma buonasera. Nel linguaggio corrente, con significato più generico e senza relazione con devi la malattia, devi stare attento al linguaggio corrente perché non sei nascosto. Stupido, imbecille e simile. E per lo più come titolo di ingiuria. Sei un vero cretino. Quanto sei cretino? Mi prendi per un cretino? Ci siamo comportati proprio da cretini. Anche di atti o parole che rilevano stupidità. Avere un'aria cretina, dare una risposta cretina. Poi dopo c'è anche l'avverbio cretinamente, in modo cretino, da cretino, da cretini. Ma un cretino beve solo il crodino? No, quello è un'altra cosa. No, quello è un'altra cosa, Dancone. Abbiamo dato anche Marchetto questa sera la definizione di... di Duncan. L'altra definizione che abbiamo dato era la definizione di... Quale? Quella prima, di questa. Abbiamo fatto un'altra definizione, Duncan. Quella stronzo. Di... La frattata. Esatto, no, di stronzo. Ah. Però sono tutte definizioni tratte dalle tre cani, quindi ragazzi, non è che sono cose... Duncan, dimmi, ma non mi fai leggere niente stasera con la sigletta mia? Ma è impegnato questa sera la didattica rispetto alla aspetta serata. Aspetta che fa il e che Duncan sta giocando. Ah, Duncan, la serata è oggi il gioco lo gioco io, che è un grandissimo Duncan, che... meno male. Oh. Che questo è un gioco che mi piace tantissimo. Questa è una grande novità. Questa è una grande novità ed è un più al format, sicuramente. Esatto, esatto. No, non stava ballando, Silvia. Era... Balliamo. È da tanto tempo che noi balliamo. Facciamo. Che sta leccando, Esi? Che sta leccando? Si sta lavando. Quello che tu non fai. Esatto. Come? Perché? Perché? No, Duncan stava va sempre a no, prendere una doccia. Io mi prendo due docce nello stesso tempo. Cosa fai tu, scusa? Io mi prendo due docce nello stesso tempo. Perché una è per il corpo, l'altra è per il pisello. Allora, c'è Bradipa sul gommone che dice "Sure Duncan, buonasera". E partecipa buonasera. La prima volta, ma buonasera. Buonasera Bradipa sul gommone. Buonasera Fra. Mucchia di piedi, guarda. Benvenuto. Ma è una ragazza. Dubbi. Benvenuta Bradipa. Dubbi. Ci puoi dire che se sei femmina o maschio? Vabbè, allora se facciamo. Vabbè. No. Se sei femmina quasi meglio perché ci manca. Ci mancano qui, ci mancano. Non è vero, no, ci abbiamo Silvia. No, e a parte Silvia, no? C'è sempre. Ma tu scusa, Duncan, intanto metti intanto Mazia. Oppure femmino. Metti. Attenzione perché ci viene. È una femmina. Allora benvenuta. Benvenuta, che grazie. C'entra Duncan, ma un quasi po'... tutti benvenuti. No, perché siamo tutti benvenuti, però quando viene una ragazza, ho detto. E... Sì, però hai detto quando viene una ragazza. È sempre un piacere in più, perché di ragazze mancano, che... No. Sì, sì. Mancano le ragazze nel gruppo. Sì, sì. Comunque è tardi arrivata, ma Duncan spieghiamo cosa abbiamo fatto. Esatto, vai. Spiega, vai. Ma io sto giocando questo bellissimo gioco che si chiama Resident Evil Survival. Ma il piatto, Duncan. Aspetta, prima spiego che stiamo facendo, no? Ah, ciao. Noi facciamo questo form che si chiama gioco servito, dove noi facciamo un gioco... Facciamo un gioco e... Ma lo puoi mettere un po' che sto giocando? Non riesci a fare due cose insieme, c'è poco da fare. Facciamo un gioco e c'è il cuoco del canale che fa un piatto dedicato al gioco. Esatto. Quello che facciamo di lunedì. Esatto. Bradipa, come avrei capito, noi non siamo delle persone normali, quindi esatto. Cerca di essere comprensiva e sappi che si scherza molto. Abbiamo tutti a 104. Esatto.
TSO obbligatorio per tutti, quindi... Allora, questa sera manca il pezzo della ricetta. Lo chef Marco Vana ci ha presentato un piatto, una pasta fredda con salmone del Nord Pacifico, cotto con dello scalogno, poi scamorza, scamorza affumicata, sì, okay, basilico, olio e avocado. Scusate, ma il tipo di pasta che è stata usata? Attenzione, la faccio leggere adesso. Vabbè, adesso la leggerà Marchetti diretta. No, la faccio. No, perché non è stata detta sta cosa, scusate. No, è stata detta allora, che non c'è. La grafica del. Allora, poi meglio non ci fosse. No, ma che, ma tanto se mi faccio l'analisi del sangue devono chiamare esorcista. Lascia allora, fare, lascia fare, lascia fare. Lo leggi? Pastificio di Martino, Dolce Gabbana. Sì. Sei pronto? Vai. Mezzani, penne mezzani rigate. Penne mezzani ciao rigate. Stefano. Penne mezzani rigate. Mai. Penne mezzani rigate. Vabbè, penne, so penne. Ani rigate. Ah, so penne, dai, va bene così. So penne. Sì, però a sto punto, da dove sono uscite, non si sa. Non si sa. Parliamo. È da tanto l'anno di bronzo che non le mangiamo. Penne. Quindi abbiamo fatto due uova cotte a bassa temperatura, 64 gradi per quanto? Banca. Non me lo ricordo. Facendo una porca puttana. 45 minuti, Danca. Presta attenzione. Abbiamo quindi Lucio Dalla fino all'occhio. No, le mani ciotte. E se rompe l'occhio, Vana. Quindi, questo puttana, passa. Appunto. No. Quindi avremo grazie un bianco gelatinoso e un tuorlo cremoso. Grande meno. E sono molto nuovo in camicia, ma molto meno. Esatto, esatto. Utilizzando questo apparecchio chiamato Roner. E ricordiamo che scusami Ivana, le uova sono state cotte alla temperatura di 64 gradi. Alla esatto, per 45 minuti. Per 45 minuti. Utilizzando il mantenitore di temperatura. Esatto. E ricordiamo che cuocere sotto vuoto, bassa temperatura. E Duncan ci ha dato la definizione questa sera di uovo in camicia. Esatto. E adesso l'uovo in camicia, Duncan, che cos'è? È un uovo molto raffinato, si mette la camicia. Elegante. Sì, uomo elegante. Uovo elegante. No, non l'abbiamo rubato neanche con la ricetta. Noi non uovo pulito, un uovo pulito. No, un uovo pulito. Noi abbiamo uno chef, che è questo ragazzo. Ricordiamo a tutti lunedì sera ci presenta una ricetta fantastica e meravigliosa. Lunedì prossimo è l'ultima. Fammi vedere perché sono ancora su luglio. Aspetta. No, ma chef, se ti capita di andare a recuperare qualche altra live del gioco è servito, scoprirai quanto professionale lo chef. La prossima è l'ultima, ragazzi. Perché l'8 e il prossimo lunedì è il 15, ma io sono in ferie. Arrivederci. Quindi la prossima puntata sarà una puntata speciale, diciamolo subito, Danca. Vai, Danca. Sì, sarà una live speciale dedicata a andremo tutti. A fare qualcosa di alto. Andiamo a fare qualcosa di alto. Ma la settimana prossima non ci sarà il gioco, ma ci saranno tutti, insomma, tutti quelli che parteciperanno, i nostri tutti, amici. Chi può, ovviamente, ragazzi. Ovviamente, Harry, il Turrican, il Bibo, non so per chi, Alex, non so per chi vuole partecipare, sarà tutta dedicata ai nostri amici. E normalmente il Vanna farà un piatto che sarà dedicato a tutti i nostri amici che... Ma non diciamo niente. Non lo diciamo. No, ok, diciamo, sarà un sorpresa. Non lo diciamo. Tanto Duncan te lo sei già dimenticato, per cui... No, non l'ho dimenticato. Se lo ricordo. Vi do questa anticipazione. No. Sembra che nella prossima puntata, speciale, ci sarà anche Silvietta su Discord che parlerà. Esatto, quindi non mancate, regà, perché sentirete la voce di Silvietta. Grazie, grazie, un bacione.
intanto leggendo i commenti su in alto, grazie, Puller Ronald qui, professional, grazie. Il cracco se lo fumano, esatto. Che cazzo fate su voi? Ehi! Litigano, litigano. Ricordiamo che lo scopo della giovana ha anche le presenze del caso. Cosa? Fate che pulisco col tempo. Tira, tira, puliscono i coltelli, certo. Con l'aceto. Bravo. Oh, se no, sono prodotti igienizzanti apposta a base di alcol. Non usate l'acqua perché... Grazie Nico, Nico ci grande, dice Nicotto. Che lunedì ci verrà a trovare nonostante sarà ad un matrimonio serale, che d'estate sono le cose più belle, esatto, che il matrimonio a mezzogiorno. Esatto, quindi Nicotto, se vuoi fare a cambio, nel senso che io ti cedo tranquillamente il mio posto e io vado al matrimonio e tu stai qui. È quindi... tutta base di pesce, poi... mi ha detto Nico. E allora niente. No, io quando ero single al matrimonio acchiappavo sempre. Acchiappava le mostre. No, veramente. No. Rimolchiamo sempre al matrimonio. A me il matrimonio tampone. Ma cosa avevi? Il furgone. Rubavi le roulotte? No, c'era il furgone. Veramente. Oh, se te rimolchi sempre, pensa quanto erano ubriache quelle, Duncan. Volta... E per i regali, non ti dimenticare i regali. Esatto. Io se mi sposo lo faccio per magnà e per i regali. Ma esempio, un minimo che puoi dare un regalo oggigiorno, quant'è? Duncan, dipende. Un bel televisore. Televisore OLED della LG da 85 pollici. Cazzo, tu volevo regalarti un MIVA. Ah, beh, allora aspetta. Intanto mi danno. MIVA è meglio. E beh, 2000 euro. A chi 200 euro. Io ho un MIVA 30 pollici. Certo che ti invito, Silvietta, sei la prima. Sì. Mi hanno detto. La nostra. Amica ci ha detto 200 euro di minimo per regalo, ma no, allora... Sì, da un po'. A Malta siamo ancora un po' più bassi, allora. 100-150. Ma che matrimonio è? Da poco. Dai, c'è gente che dà pure 50 euro, ve lo dico. Ma veramente? Però attenzione, offerta. Tu fai un regalo da 200 euro, però poi ti ritrovi con da magnà praticamente infinito, stai da paura perché comunque sia c'hai musica, servito, riverito per una giornata intera. Anche qui, anche qui, bisogna anche vedere se va bene. Tranne nella zona di Marco Vana che mi hanno detto che quando vai al matrimonio non ti danno niente da mangiare. E io se mi sposo mi faccio fare tutto il matrimonio dal Vanna, no? No, tranne nei tuoi posti dove quando fanno i matrimoni vogliono... dai soldi ma non ti danno niente. E dipende da dove vai. Dipende da dove vai. A parte che io, cioè quei pochi matrimoni che sono andato, non mi ricordo niente. Perché? Ma perché hai dormito? Perché non andando in chiesa, ok? Cioè, quanto dura la funzione adesso? Non lo so, dipende quanti passaggi so. Che cazzo c'entrano i passaggi? Due passaggi la funzione matematica, no? Prescindere. La funzione matematica, non l'hai capito. Io quando mi sono sposato la prima volta ho avuto 700 invitati. Ma che cazzo sei? Dai, veramente? Veramente, te lo giuro, avevo 700 invitati. Compagni di scuola, colleghi, zii, cugini, il cugino della cugina. Ma eravate in un campo da calcio? Ma non l'ho pagato io, ha pagato mio padre e il padre della mia ex moglie. Quanti soldi buttati nel cesso. Comunque, l'ultimo matrimonio che ho avuto, nessuno. Solo i miei suoceri e mia moglie, perché ero povero lì, non c'avevo bisogno. Ero povero lì. Da un milione soldi di euro. Abbastanza per comunque quale... Quanto dura la funzione di solito nel matrimonio? Un'ora? Sì. Io non entro in chiesa, vado al bar a bere, per cui tu pensa un'ora a continuare a bere
quindi questo. Tu arrivi che sei già cicco. Sì. Bene. Poi dopo c'è il coso buffet e tutto, ciao. Ma mi hanno detto che tu arrivi col camion ai matrimoni, è vero, Vanna? Sì, me l'hanno chiesto una volta. Fatti tutto. Mi hanno detto, apri il camion. Sì, palloncini del merda, ma capite che cazzo. Io ho visto un matrimonio col camion qui. Con Spurgo? Com'è che il quello che si è sposato... No, avevo il camion senza rimorchio, come si dice. E anche la moglie fa... Trattore stradale? Anche la moglie fa quel lavoro, allora anche lei c'aveva il suo camion. Aspettavo. Ah, rimorchiano. Sì. L'ha rimorchiata così. Due ore la funzione... Minchia, per quello così ubriaco loro. Porca miseria, però veramente... Perché due ore fai l'aperitivo prima dello spito. Sì. E vai già lì, bevi come un deficiente. Poi vai al bar... E niente, ti ammazzi. Ti dicevo, mica ha detto... Io al prete, che era anche mio amico, sottovoce gli dicevo di spingere. Si vede anche nel filmino, bellissimo, no. Bellissimo. Singhetta scrive: chi di voi si è sposato in comune? Io l'ultima volta che mi sono sposato in comune, la prima non chiesa, come i bastardi. Ma due volte si è sposato Duncan? Sì, possiamo dire, no, anche terza, però. Due o tre volte. Due o tre? Il primo matrimonio era durato 5 anni. Okay. Quindi uno. Poi ed era più il fidanzamento che il matrimonio. Vabbè, è una cosa classica, tipica. Poi ho avuto una relazione di 7 anni, sì. Che ho avuto due figli. Sì. Poi mi sono separato e mi sono risposato a mia moglie che c'è adesso, sono 9 anni. Ma quante volte ti sei sposato? Due volte! Ufficialmente okay. Due volte, ragazzi, ok? Una volta in chiesa e una volta in comune. In comune. Sì, con la mia ultima moglie. Ma dico, ma lei lo sa? Sì. Intanto... Intanto sì. Vi metto il mio Telegram per chi è nuovo e vuole entrare. Dai, entra su Telegram, dai, entra su Telegram. Dai, Bradipa, entra dentro il Telegram di Duncan, che ti divertirai. Dai. Che dopo 3 minuti esci. Dopo 3 minuti scappi, però non è vero. No, non dire così. Non ci sono cose brutte. Mi dissocio. Non mi piace qualcuno che spamma la live. Esatto. Io ho capito. Ho capito cosa intendevi. Non ho capito. Io ho capito. Io no. Capito. Se tu a robot toglierò, cosa rimane? A che? No, fantastico Marco. Se tu a robot togli la R e la O, cosa? Ah, ok. Qualcuno si è già... Ha scritto? Già? Qualcuno si è già scritto al nostro canale Telegram. Copi di cioè delle pause anche. Cazzo, c'è la cassetta del cervello che sta caricando. Sì. C'è un Commodore. Magari avessi il Commodore nel cervello. 64K di RAM, ammazza. No, ecco ragazzi, per chi non ancora si è iscritto al nostro Telegram, si iscrive perché ve lo dico subito dalla nuova ma lo posso dire. Matando, rivela che è lui. Ok. Perché della nuova scheda vi servirà tantissimo Telegram, perché certo. Ci saranno tanti belli format che voi dovete partecipare. Vi dico solo questo. Io voglio un numero di Duncan, così faccio i squilli mentre sta in live. Come fa questo coglione qua, guarda. Vedi? Intanto... Chi? Possiamo dare una definizione, Marco? Lo vado a vedere sulla trecare. Ah, già silenzioso.
Madonna, che nervoso. Ma io mi ricordo quella volta che, scusa Dan, che ti eri addormentato. Madonna, la moglie voleva svegliarlo. Fantastico. Mi sono trovato 200 missing calls. Non è arrivato. 200 missing calls. Attenzione. Ma la volta che ti sei addormentato, ti sei svegliato con Andrea di notte del mattino. Ma c'era poi quella volta che quando c'era bella Dan, grande Dan, grande che Duncan, praticamente tutti chiamavano Duncan messaggi, sì, cose di continuo, era una roba che non si teneva, cavolo. C'era divertimento prima, eh? Cosa stai facendo? Ma siamo arrivati alla fine, ragazzi, della serata, perché sono le 11. Sì. Tanto il piatto l'abbiamo fatto, lui l'ha già mangiato. Sì, non l'ho ancora messo, però. No, vedi che non l'ho mangiato il piatto stasera? Non stai attento? Perché lo mangerò domani. Ah, perché si mangia freddo. Vedi, intelligenza, esatto, artificiale. Ma la foto l'avete fatta, raga? La foto è stata fatta. Non l'ho ancora messa, non l'ho ancora messa. L'ha vendetto un piatto che non ho messo, spero che non l'ho cancellata. Sì, eccola qui. Scusa Harry, che hai detto? La vendetta è un piatto che va mangiato freddo, come la pasta. Questa ecco sera. Ecco come siamo a freddo. La foto. Io ho fatto una più bella, ma insomma. E mettila! Su che fai il figo. Marco. Con Duncan. Ah, con Duncan. Aspetta. Ma che caso che ha parlato verso le scale. No, perché sta nascendo su un casino, ragazzi. C'è stato qualcosa. Ecco. Sto giocando. Eccola quella mia. Con il nostro signore. Vedi? Questo casino. Hai visto quella mia? Sì. Vieni qua. Non è vero, non l'hai vista. Stai giocando con i gatti. Bella, da. Guarda. È difficile schiacciare un tasto mentre sono fermo. Ciao Bradi, è stato un piacere, grazie. Buonanotte. Buonasera, alla prossima. Buonasera, che buonanotte Duncan. Buonasera dalle 5 alle 7 si dice. Ok, buonanotte allora, buonanotte. Intanto andiamo a vedere a chi possiamo fare un bel ride. Buonanotte Silvietta, buonanotte Silvietta. Buonanotte. Intanto vengo io in primo piano, l'uomo più bello di Masa, eccolo qua. Che c'è, Nere? Saluta. Aia, aia. Vabbè, si calma, eh. Lasciamo sta. Vediamo che possiamo fare un bel ride. Ma io quanto rompere i coglioni questo. No. State lì che siamo in tanti, facciamo un bel ride a qualcuno, a qualcuno che se lo merita. Te cago proprio. Ciao Nico, buonanotte anche a te. Ciao ragazzi, buonanotte. State ancora un attimo con noi che partiamo con ride. Dai, stai qua con noi. Chi lo facciamo? Stai qua con noi. Tutti unito. Ah, ma cosa sei brutto da andare vicino. Lo facciamo questo, mondo Xbox. Bella merda. Bondage. No, va bene, dai. Così lo facciamo a qualcuno differente, lo facciamo sempre lo stesso. Ciao il Melo, ciao Nicotto, ciao Matano. Ciao Nicotto, l'estate lì che facciamo un bel ride. Radiva. Non sarà mondo PS4. Start ride. Noi ci sentiamo domani, forse domani facciamo un'oretta, poi tutti da Alex. Se si fa tanta live, io vi lascio un bacione dal vostro Dancone, un bacione dai nostri amici. Ciao a tutti. Ciao.